senza armonia non può esistere né scienza né bellezza. L'armonia implica l'esistenza di una relazione che lega differenti fenomeni per cui solo poche combinazioni delle infinite possibili sono reali e osservabili attraverso una trasformazione della materia che avviene senza variazioni misurabili di massa, in cui una o più specie chimiche modificano la loro struttura e composizione originaria per generare altre specie, osservabili attraverso reazioni chimiche. Se così non fosse, sarebbe del tutto insensato scrivere la regolarità della natura sotto forma di equazioni e reazioni. La scienza, dove forse l'armonia del creato è più facilmente palpabile, infatti, è proprio la chimica. Non a caso la tavola periodica degli elementi è stata creata da scienziati musicisti. Il punto di partenza di Mendeleev è squisitamente armonico, poiché si fonda sulle regole di composizione degli elementi, ovvero le note, per formare i composti, gli accordi. Gli elementi si distribuiscono in ottave e le valenze corrispondono ad accordi ben formati della scala tonale. La chimica nasconde molta più armonia di quanto potremmo mai aspettarci. Si è detto che una reazione comporta solitamente la trasformazione degli elementi coinvolti in altrettante sostanze diverse, ma può non avvenire sempre. Accade talvolta che questo processo non porti a conseguenze finali, determinando un'interruzione della reazione, portando a una situazione di equilibrio chimico, un equilibrio mobile dove la reazione originale e quella inversa avvengono contemporaneamente nella stessa quantità. Questa condizione può essere intaccata da perturbazioni esterne, alle quali un sistema all'equilibrio reagirà in maniera da ridurre o annullare le sollecitazioni, ristabilendo l'armonia iniziale. Le situazioni armoniche interne agli atomi vengono alterate anche nelle reazioni di ossido-riduzione, in cui una specie chimica si ossida e l'altra si riduce, aumentando e diminuendo il proprio numero di ossidazione attraverso un passaggio di elettroni da una specie all'altra. La reazione che vi propongo oggi ne è un esempio. Mostra infatti la riduzione del permanganato di potassio in condizioni alcaline rese tali dall'idrossido di sodio sotto l'influenza di un agente riducente. Godetevi lo spettacolo. Le soluzioni nella beuta reagiscono cambiando colore dal viola al verde al giallo. Da permanganato di potassio si riduce a manganato di potassio finché non si riduce ulteriormente a diossido di manganese. La chimica, tecnicamente, è lo studio della materia, ma io preferisco vederla come lo studio dei cambiamenti. Pensateci bene, gli elettroni cambiano i loro livelli di energia, le molecole cambiano i loro legami, gli elementi si combinano e formano i composti. Questa è la vita, giusto? È la costante. Produzione e decomposizione, crescita e decadimento e trasformazione. È affascinante, davvero.